Balbi. La stazione di Balbi presenta uno spettacolo impossibile a descriversi. I viaggiatori chiedevano notizie, inquieti nella loro destinazione. L'ispettore ferroviario urlava a squarciagola. A fronte i contadini scendevano alla stazione, inebetiti, portando masserizie e incalzati dalla paura. Mentre tutti si addensavano nell'edificio screpolato in cui suonavano pietosi lamenti, mi sono avviato verso il paese, che dista mezz'ora di strada dalla stazione ed è situato in vetta a uno splendido colle tutto piantato di ulivi. Strada facendo incontro sempre nuovi fuggiaschi, aggrappati a famiglie, a piccole flotte oppure isolati. Tutti avevano una fisionomia di sogno, l'impronta di un gente impazzita. Un uomo barbuto, alto, che bandiva un gran bastone, con un aspetto da mago, mi si parò dinanzi e mi disse: «Dove vai?» «A Palmi», risposi. «Palmi non c'è più. Fummo subissati per le nostre colpe ed è un castigo di Dio». Benvenuti alla presentazione della Fosse della Terra, un libro che ricostruisce una parte della nostra storia, la storia di Balbi, scritto dal mio amico, ormai collega, non so come definirlo, Domenico De Luca, con il quale per la terza volta, e io mi onoro di essere la moderatrice, andiamo a presentare questo libro in maniera molto, mi piace anche l'ambiente, in maniera molto, molto easy, intima. Ringrazio Marco Marchese, l'editore con cui dialogheremo, e ringrazio ovviamente voi tutti qui per essere presenti e il The Arc, Luis, Maria Luisa e Claudio, che hanno fortemente voluto questo evento proprio qui, in un edificio che storicamente è tra i pochi che sono sopravvissuti a quel terremoto. Ancora di più penso sia simbolicamente importante farla qui questa presentazione. Un ringraziamento a Kairos e un ringraziamento a Robert per aver patrocinato l'evento. Cos'è la Tosse della Terra? La Tosse della Terra è un lavoro importante, è un lavoro di ricerca che ha fatto Domenico, ma penso che sia un lavoro che va a letto perché arriva a ricostruire quello che è il nostro patrimonio. Oggi noi, come cittadini valmesi, siamo il frutto di quello che è successo tempo fa. I nostri nonni, i nostri bisnonni hanno vissuto il terremoto, alcuni sono sopravvissuti, altri invece purtroppo no, e oggi noi portiamo i segni. E Domenico ha ben descritto quello che è stato questo percorso storico, questo percorso antropologico della nostra comunità. Sì, sì, potete... C'è quella sedia, si vuole accomodare, che... Sì. E in realtà avanti ma è dietro. Quindi è una comunità, la nostra, che porta ancora nel suo attaccamento alle tradizioni tutto quello che è stato segnato da questo terremoto. E Domenico lo racconta bene, lo racconta in quattro fasi, io l'ho un po', insomma, sintetizzato in quattro fasi che andremo a sviscerare. E dalla fine, dall'evento che è successo il 28 dicembre, quindi qualche giorno fa c'è stato l'anniversario, quindi racconta l'evento, la scossa, i soccorsi, i mancati soccorsi, poi discutiamo i tardivi soccorsi e le testimonianze. Una di queste ve l'ho letta prima ed è una testimonianza di un viaggiatore che è arrivato e pensava di arrivare a Palmi il 30 dicembre del 1908, ma in realtà non ci arrivò mai. La rinascita, quindi tutta la ricostruzione, l'emergenza abitativa, la costruzione delle baracche, come sono nati i quartieri che viviamo oggi qui, e il cambio della città, come è cambiata la nostra città, il Duomo non era dove adesso, era da un'altra parte. Poi il ricordo, la memoria e la commemorazione, cosa possiamo fare. E nel mezzo faremo qualche excursus sui risvolti sociologici dell'evento, quindi da un punto di vista sociale, come ci hanno cambiato. Quindi io partirei dalla fine, che poi è l'inizio di questo libro, e darei la parola a Domenico proprio per iniziare a raccontare insieme a Marco che cos'è il libro, Marco, che cosa ci lega a questo e a tutto l'evento. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie. Mi fa piacere che siete così numerosi, poi abbiamo scelto per questa presentazione, grazie soprattutto a Beata, anche questo
questo luogo, questo locale che in realtà è uno dei pochi palazzi sopravvissuti a quell'evento. Eliana è stata bravissima, ormai con lei abbiamo presentato già per la terza volta il libro, a fare un'introduzione di questo lavoro che è costato un anno di ricerche intense, perché credetemi non è stato facile neanche andare a rintracciare tutti questi elementi storici, soprattutto per questi territori. Lo dicevamo prima anche nell'intervista che abbiamo fatto, Palmia, la città, la nostra città, la città di cui parla il libro. Il terremoto del 28 dicembre 1908 è per antonomasia il terremoto di Messina e Reggio Calabria, anche se voi andate fuori, ovviamente anche a livello storico, si ricorda soprattutto in realtà come il terremoto di Messina. Nonostante comunque la zona più flagellata fu la Calabria, perché l'area messinese ebbe danni intensi, quindi Messina soprattutto, ma tutta la costa calabra, quindi da Reggio Calabria fino a Gioia Tauro, venne completamente rasa al suolo. Da un evento che gli storici ricordano come il più funesto, la più grande catastrofe naturale a memoria d'uomo che l'Italia abbia mai avuto, di cui ci sono testimonianze. Dove entra Palmi in gioco qui? Allora, dovete sapere che ai tempi Palmi era la città più popolosa dopo Reggio Calabria. Tant'è vero che molti la chiamavano la sorella minore di Reggio e di Messina, perché dopo queste due città, che comunque erano le più importanti dello stretto, a livello commerciale, c'era proprio Palmi. Palmi era sede di circondario, che la piana di Gioia Tauro veniva amministrata da Palmi, che era già ai tempi sede di uffici, del tribunale, delle scuole, quindi era un punto di riferimento del territorio. Una città che comunque aveva avuto una crescita esponenziale durante l'Ottocento, dopo il distaccamento feudale da Seminara, insomma questa storia spicciola, Palmi crebbe a dismisura e divenne una perla, ecco la chiamavano in questo modo, una perla a livello sia culturale che artistico, punto di riferimento. Tutto si concentrava praticamente in quello che oggi è, cioè quello che noi chiamiamo il centro storico, che altro non era che appunto questa strada, quindi l'attuale via Trentaldo Barbero, che era il corso carolino. Il corso Garibaldi lo chiamavano lo stradone, poi sarebbe diventato dopo l'arteria di riferimento, ma in realtà la via principale di Palmi era questa, dove si trova appunto questo locale. Perché il dialetto gli anziani lo chiamano così. Lo chiamano in questo modo, sì. E alla fine di questa strada, dove oggi c'è la fontana monumentale di Piazza Mendola, c'era appunto il Duomo. Non abbiamo iniziato casualmente col video, perché se avete fatto caso, il video in alcuni punti riprende l'ingresso. Praticamente la telecamera di questa troupe francese, che è l'unica testimonianza video che abbiamo di Palmi, era piazzata esattamente all'ingresso del locale, del teatro, e quindi ha ripreso tutta la via fino al Duomo, e si vedono tutte queste persone, insomma, sbigottite, perché quella che fino a pochi minuti prima, fino alla sera prima, era stata la loro città, i loro punti di riferimento, erano completamente scomparsi. Io immagino chi uscì da qui, perché questo è un palazzo nobiliare, Starace si chiamava, da che aveva visto praticamente la sera prima il Duomo intero, quindi magari nella sua maestosità vide questa facciata squarciata che cambiò radicalmente per sempre. Il libro parte dalla fine, quindi parte da quel giorno. Diana Pompatos ha raccontato anche una testimonianza di una persona, di un viaggiatore, perché a un certo punto questo terremoto portò anche numerose persone a venire da fuori Italia, gente dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Lazio, tantissimi giornalisti, perché sapevano che era successo qualcosa di grave in Calabria, in Sicilia, nessuno aveva cognizione ancora di quello che era accaduto. Considerate che le prime notizie a Roma, il terremoto avviene intorno alle 5 del mattino, in piena notte, c'erano state delle scosse monitrici, nei giorni precedenti nessuno si immaginava però ovviamente terra, appunto la tosse della terra avrebbe generato quel rigurgito fortissimo che fu il terremoto del 28 dicembre 1908. In soli 30 secondi lo stretto praticamente ruttò, quindi la terra tremò prima in modo duratore, poi sul suntorio, la gente dovete immaginare presa nel sonno, nello spavento, quindi mentre c'era completamente la quiete, poi venivamo anche dalle festività natalizie. Era il 28 dicembre, quindi molti si svegliano in soprassalto.
Abbiamo testimonianze anche da Palmi, parto dalle testimonianze, di, pensate che alle 5 del mattino già ai tempi la popolazione era maggiormente agricola, quindi molti contadini, molti pescatori si erano svegliati, videro dei baioli sullo stretto, che è un fenomeno che la scienza ancora non conosceva ai tempi, che si chiamano le luci sismiche, e poi improvviso il buio totale, e solo grida, il rumore di calcinaccio, un polverone che probabilmente si alzò per via delle macerie. E era intorno alle 6 del mattino quando cominciava ormai a alloggiare, c'era tutta questa gente spesata che cominciava a cercare le case, a cercare di capire chi era sopravvissuto, che vedeva tutti i punti di riferimento che avevano, fino alla sera prima completamente stravolti, crollati, non c'era più niente, non, nessuno sapeva più darvi notizie, informazioni dei cari, il caos totale perché erano saltate tutte le comunicazioni. E soprattutto a un certo punto ci proiettiamo a Roma. Videro dire, cioè il governo giunti dagli uffici amministrativi, che dalle province di Reggio Calabria e di Messina non arrivavano comunicazioni. Dalle 5 del mattino si erano interrotte tutte le comunicazioni telegrafiche e nessuno sapeva come mai era avvenuto questo. Si pensava inizialmente che ci fosse stato un blackout, che ci fosse stata una problematica alle condutture, però dalle province vicine arrivavano telegrafi, quindi arrivavano i primi dispacci, da Catanzaro soprattutto. Perse comunicazioni con Reggio Calabria, non sappiamo la motivazione, finché poi i primi sismografi addirittura a Roma rilevarono quest'onda che era talmente grande che non entrava nei rulli dei facciati, perché la scossa si era avvertita, molti addirittura pensavano fosse scoppiato un conflitto, fosse successo qualcosa, insomma da qualche comunque era, non c'era nessuna informazione. Poi alle, già alla sera per tardo pomeriggio a Roma arrivò la conferma che un terremoto di dimensioni immense aveva colpito quest'area, tant'è vero che venne telegrafato spedite navi d'aiuti in Calabria e in Sicilia. Nei giorni successivi non vi nascondo che fu un panico totale, anche perché la nazione insomma non si era pronti a fronteggiare un evento di tale portata. Quindi praticamente l'esercito non era preparato, i primi aiuti pensate arrivano dai russi, perché i russi i primi, anche perché penso non fossimo proprio preparati a gestire una situazione. Sì, sì, perché i primi che si accorsero che si prestarono furono appunto i russi a Messina, e poi arrivò solo dopo l'esercito italiano, il esercito a ovviamente dare una mano. Perché i primi coordinamenti arrivano tra il 28 e il 29 dicembre, quindi molto tardi, molte vite già erano purtroppo state perse dall'evento, quindi fu un'ecatombe totale. Fu un evento che segnò non solo la nazione, perché la prima, c'è un libro famoso che lo definisce la prima catastrofe patriottica. L'Italia era nata da una cinquantina d'anni, nel 1911 ci sarebbe stato l'anniversario, e quindi fu il primo evento che unificò la nazione. Centinaia e centinaia di persone vennero a dare una mano a noi. Noi abbiamo dato testimonianza con Eliana, quella che ha letto prima, la testimonianza di una persona che era venuta da fuori. Sì. E lui incontra questa persona che dice: Palmi, dove vai? Palmi non c'è più. È inutile che sa, perché queste persone arrivano alla stazione di Palmi, quindi già è una situazione fuori mano. Dovevano salire su dallo scalo. E mentre scendevano dalla strada incontravano gente che scendeva a sua volta e diceva: guardate che il paese non esiste, cioè è stata completamente rasa al suolo. Quindi anche perché questo... da lì poi si innesca anche tra virgolette la piccola diaspora dei palmesi che vanno verso la piana di Gioia Tauro, sì. Perché molti scendevano alla stazione proprio, cercavano di scappare da questa situazione, allora lì arrivarono poi nella piana di Gioia Tauro proprio perché ritenevano che una parte tra virgolette, ma in realtà non era poi sicura perché tutto il territorio nostro è un territorio sismico, e quindi da lì cominciò anche un po' con questo innesto sociologico. Sì, poi ci fu una mutazione ovviamente della cittadinanza, certo. E quant'altro. Io volevo fare una domanda, ma in realtà non l'ho mai fatto in questi giorni. Ora tagliamo un po' così la cosa. Dai, quanto vale secondo te investire in un libro così curato di ricerca? E secondo te è giusto ed è un bene presentarlo in questo?
questo modo, cioè può far bene anche all'editoria non presentare il classico romanzo, ma investire su qualcosa di nuovo, perché per me questo è qualcosa di nuovo a livello di editoria. Allora, guarda, io ti ringrazio molto di questa domanda, dove dico a tutti voi grazie per il vostro tempo e per essere venuti qui così numerosi. Non ce l'aspettavamo in realtà, siamo ancora più contenti di questo, perché l'interesse che si sta creando appunto intorno a questo libro è a volte davvero, davvero ci commuove. Allora, io voglio rispondere subito alla tua domanda. Allora, la risposta è sì, perché naturalmente ci sono due tipi di editoria. Se noi facessimo soltanto, se noi guardassimo soltanto il conto economico, non parlo del dell'investimento editoriale. Ecco, dell'investimento editoriale, cioè faccio una casa editrice per pubblicare dei libri, naturalmente la Calabria nel sud in generale non è proprio il posto più adatto per fare questo tipo di investimento, se uno guarda il conto economico, perché ci dobbiamo sempre ricordare che Calabria e Sicilia sono i due territori dove in Italia si legge meno. Esatto. E per, giusto per dare una proporzione, nel 2021, che sono gli ultimi dati disponibili, in Calabria e in Sicilia soltanto il 20% delle persone hanno acquistato un libro, e c'è anche già una differenza tra acquistare un libro e leggere, perché molti magari vengono acquistati, però restano privatamente nella libreria, magari vengono venduti magari anni dopo, oppure molto tempo dopo. Comunque, in Calabria e in Sicilia nel 2021 solo il 20% delle persone ha acquistato un libro, a differenza invece della provincia autonoma di Bolzano, dove nel 2021 l'80% delle persone ha acquistato un libro. Quindi è proprio un, da questo punto di vista, un mondo completamente alla rovescia, no? Quindi se un editore guardasse il conto economico, dice: guarda, io la casa editrice vado a fare un po' di lavoro. Però dove c'è più necessità di produrre cultura? C'è più necessità di produrre cultura proprio su questi territori. E considerando che come casa editrice noi facciamo distribuzione diretta, cioè noi abbiamo un collegamento diretto fra la produzione del libro e il lettore, quindi non utilizziamo le librerie e altri intermediari, ma non perché facciamo fatica ad andare nelle librerie, ci mancherebbe, cioè la nostra casa editrice in 5 minuti potrebbe sottoscrivere un contratto con il distributore nazionale e mandare i libri in tutte le librerie d'Italia senza problemi. Peccato che poi che cosa accade? Voi sapete bene che la maggior parte delle librerie, i vecchi librai che scelgono che cosa offrire alla propria clientela non esistono più. La stragrande maggioranza delle librerie adesso sono catene nazionali, dove spesso c'è la grande casa editrice che produce i libri, la quale è proprietaria anche magari della tipografia che stampa, però poi è proprietaria anche del resto della filiera, cioè ha il distributore e poi dopo è proprietaria anche della catena della libreria. Allora, la tosse della terra ha veramente pochissime chance di finire sul banco della comunità. Okay? Allora noi abbiamo fatto una scelta che è quella di dialogare, interloquire direttamente con i nostri elettori, con un sistema tutto nostro, riusciamo a raggiungere. Prima stava facendo un po' una rassegna proprio a Domenico, dove sta andando il libro, sta andando in tutte le regioni d'Italia. Uno che all'estero. E qualcuno anche all'estero. Poi, detto questo, perché questo libro? Questo libro ha due, io ho riconosciuto in questo testo, quando ci siamo conosciuti con Domenico, due valori che per me sono enormi, importanti, che mi hanno fatto prendere una decisione poi piuttosto veloce, perché non ci abbiamo molto da quando il famoso manoscritto, no? Lo chiamavamo ancora romanticamente manoscritto, anche se il manoscritto adesso è meglio, ma è una visione romantica la letteratura, esatto, che è rimasta, ma c'è un'evoluzione, perché adesso non arrivano più da me, arrivano via WhatsApp. Ah no, ma bello, quindi, cioè, mi pare, un attimo. WhatsApp, quindi, comunque quando è arrivato il manoscritto
ho impiegato pochissimo a decidere di pubblicare questo libro, perché io ho riconosciuto in questo volume due cose che per me sono di valore, meritevoli di essere conosciute, quindi il libro meritevole di essere pubblicato. Allora, il primo va bene, il valore storico, perché dentro c'è tutto quanto il lavoro e la ricerca di Domenico, che ha fatto su questo evento, su questo territorio, e oggi lo presentiamo in questo luogo che ha resistito a quell'evento, molto probabilmente grazie a questi splendidi archi che troviamo qua sopra e anche sotto, e che questo poi ci dice qualche cosa e si lega alla seconda motivazione che mi ha portato alla decisione di pubblicarlo questo libro. Quindi, oltre alla ricerca storica, certosina, puntuale, in alcuni passaggi oserei dire puntiglioso, di Domenico e che ha trasferito in quest'opera, la seconda motivazione è la necessità di prevenire quello che è successo, perché contrariamente a quello che si può pensare, che magari un evento, un fatto, dovrebbe almeno all'umanità insegnare qualcosa, purtroppo sappiamo benissimo che non è vero che la storia non si ripete, ma anzi ciclicamente tende a ripetersi, infatti, e quindi questo libro ci fa anche un grande appello alla società calabrese per avere delle propulsioni e delle spinte nella prevenzione. Prevenzione ne parliamo dopo. Prossima, no, ma mi aggancio al tuo discorso per dire che è stata una scelta che ha avuto un ottimo riscontro, perché sono orgogliosa di annunciare che già questo libro, appena nato si può dire, ha vinto già un premio. Esatto. Premio storico letterario Metaurus 2024 e il secondo classificato della sezione storia. Quindi vuol dire che forse, al di là della produzione massiccia, oltre che massificata, editoriale, vale la pena veramente investire sui lavori degli scrittori, concreti e reali, perché oggi, voi sapete di me, lo sapete, l'intelligenza artificiale consente a tutti di poter scrivere o di poter fare un libro, ma poi la differenza si vede, per me è una testimonianza. Io però mi permetto di fare un'osservazione, perché oggi non esiste il giorno che noi non siamo proprio bombardati da notizie che ci vengono sull'intelligenza artificiale. Ricordiamoci però che ancora l'intelligenza artificiale non vive di vita propria, e anzi io sono un po' spaventato se si arriverà, e comunque c'è una notevole cinematografia che si quando l'intelligenza artificiale prenderà proprio la vita propria. Cioè l'intelligenza artificiale oggi è in grado di scrivere un libro, questo è vero, però lo può fare soltanto attingendo notizie o facendo delle elaborazioni di cose che esistono già, non di una deduzione o di una controdeduzione assolutamente nuova, che è esattamente l'ingegno umano. Che io penso che sia sicuramente l'intelligenza artificiale ha dei vantaggi. Ad esempio, leggevo un articolo proprio l'altro giorno che grazie all'intelligenza artificiale si riescono oggi a scoprire nuove molecole per produrre nuovi antibiotici. No? Cioè, la resistenza antibiotica è un grandissimo problema al giorno d'oggi. Però c'è una letteratura talmente sconfinata che il singolo scienziato fa fatica ad aggregare tutti i dati scientifici che si sono prodotti per produrre nuove molecole. Nel giro di qualche ora l'intelligenza artificiale invece ha prodotto dei risultati straordinari, perché è riuscita ad elaborare una quantità talmente enorme di studi scientifici che è riuscita a suggerire allo scienziato la possibilità di produrre non una ma più di nuove molecole per superare il problema della resistenza antibiotica. Però non ha inventato nulla di nuovo, tutte queste informazioni ci stanno già. Di conseguenza sicuramente ci buttano una mano, però penso che ancora l'intelligenza artificiale non la fa la strada per scrivere un'opera di ingegno come questa, che è proiettata anche sulla prevenzione, e è proprio come la prevenzione. Certo, parliamo di prevenzione, no, il mio riferimento di intelligenza artificiale era proprio riferito
riferito al fatto che proprio sul sistema dei libri attualmente in circolazione, no? Perché poi alla fine esattamente una rielaborazione di Dante se senti e la capisci da lettore anche semplice, capisci quando c'è il frutto di ingegno e quando invece è scritto diciamo con algoritmi e quant'altro. A maggior ragione penso che soprattutto ricerche di questo tipo debbano essere sostenute, quindi io mi trovi assolutamente d'accordo, anche perché è un libro molto empatico, devo dire la verità. Non lo so, io mi auguro insomma che voi l'acquistete e lo leggete, io me lo sarò letto in 2 ore in treno. È molto empatico. È ricco di una documentazione storica, esattamente. Di una documentazione fotografica. Fotografica storica. Anche. Quindi, e infatti ora qua voglio fare 2 digressioni. Vabbè, la prima voglio parlare dell'aspetto sociale, perché sai, sì. Deformazione professionale. L'impatto di un evento di questo tipo e i cambiamenti sociologici e psicologici che oggi ci portiamo dietro, no? C'è una nota di Vito Teti che mi sono appuntata, di cui abbiamo già discusso, ecco, indicato il ripetersi dei terremoti ha in qualche modo riprodotto all'esterno l'immagine del calabrese malinconico, triste, cupo, pensoso. Utilizzazioni negative che a partire dal 500 nel regno di Napoli hanno determinato la nascita del pregiudizio. Ed effettivamente, se ci pensate un po', i siciliani sono caratterizzati per la loro voglia di indipendenza, per essere difensori della loro terra, per la difensore della loro tradizione, eccetera. I campani a loro volta hanno determinate caratteristiche, sono solari, gioiosi, pulcinella, tutto il melodramma, eccetera. Il calabrese ha questo aspetto un po', così, non lo so, sono indipendente, è un fatalista, sai, mi è successa questa cosa, è molto strettamente legato anche al contesto religioso e alle credenze. Piacere di Dio. Esattamente, piacere di Dio. E infatti io qua volevo farti fare una riflessione sulla, a livello psicologico. Sì, proprio su come anche noi, proprio come calabresi, siamo poi cambiati, ci siamo adattati, però li collegarci anche a quello che è successo anni prima con il terremoto che ha determinato da noi poi quel miracolo. Perché è tutto legato, no? È tutto legato. E tu, noi, tutti noi ci portiamo poi dietro questa... questa condizione è anche sociale, psicologica, ma poi veramente il calabrese è così. Allora, questo è diciamo che è una bella domanda, non è neanche facile andare a ricostruire questo aspetto. Lo so. Vito Teti ha fatto questa, diciamo, questa frase, no, che tu hai letto nel suo libro, che insomma poi di fatto è nato sulla terra. Ha descritto questa tipizzazione del calabrese come malinconico, cupo, dovuto ai terremoti. Perché questo? C'è pure qua una premessa storica. Perché ovviamente nel regno di Napoli, che parliamo ovviamente di secoli fa, dal 500 in poi, si erano sviluppate comunque delle caricature, no? Dei personaggi, dei tipici abitanti di alcune zone del regno, e il calabrese era visto in questo modo perché in Calabria, ahimè, è noi, si verificavano centinaia e centinaia di eventi funesti a livello naturale. Quindi alluvioni, il territorio calabrese più o meno è come quello di oggi, quindi non è che è cambiata molto la cosa, quindi se c'era lo smottamento c'era, perché è un territorio che a livello geologico è sofferente. Il fatto dei numerosi terremoti, e in particolare di uno che il libro riprende all'inizio e che è anche essenziale per quello che diremo dopo, quello del 1783, gli antichi chiamano non a caso il grande flagello, perché fu un evento pauroso, le cronache parlano non di un terremoto ma di uno sciame sismico che dall'area dello stretto, quindi sempre da questa zona vessata, a un certo punto risalì comunque gli Appennini calabresi fino ad arrivare al Canzelese. Fu un evento per l'epoca distruttivo, tanto è vero che cambiò anche la conformazione delle città, gli aspetti, eccetera. Da allora in poi è nata questa idea del calabrese come una persona che vive nella precarietà. Tant'è vero che ho trovato le testimonianze relative a questo aspetto, perché spesso in Calabria si costruivano non delle abitazioni solide in cemento, in pietra locale, come in questo caso, in questo palazzo, ma delle baracche, quindi delle costruzioni
fatte con dei giocatori dei fiumi, perché c'era sempre l'idea che prima o poi sarebbe avvenuto qualcosa che avrebbe buttato nuovamente giù da casa. Quindi anche questa idea, no, psicologica, questa caricatura di questo personaggio un po' sbandato, un po' costretto a vivere la vita giorno per giorno, a lottare, eccetera, per sopravvivere, di queste idee che si erano fatti ai tempi, ci prendevano in giro proprio per quest'idea, perché la Calabria viene vista sempre come una regione vessata dai cataclismi, ma sotto le difficoltà della povertà, l'ultima regione del regno, poi l'unità d'Italia non ha neanche aiutato, attanagliato da questo aspetto. Dalla precarietà. E allora, dove c'è povertà, dove c'è precarietà, l'unico rimedio in quella concezione era appunto affidarsi alla religione. La Calabria è piena di rituali religiosi, di attaccamento all'estato. Vito Teti fa proprio una panoramica su questo. Poi gli hanno citato il terremoto, il nostro terremoto religioso per eccellenza, che è quello del 1894. Allora, Pagna ha avuto una storia sismica, purtroppo anche in questo caso, uguale al resto della regione. Terremoto del 1783. La città viene ricostruita con questo stile che vedete, quindi questa, diciamo, architettura, questa planimetria del centro urbano a scacchiere, no? Il campamento romano, che è quel terremoto, ma ci arriviamo per la direzione. E poi arriva questo terremoto nel 1894 che ha come epicentro Pagna, perché la zona è sismica. In quell'occasione si erano manifestati presso la chiesa del Santuario del Carmine, che parli dei fenomeni di tipo mariano, che interessarono la statua appunto della Madonna del Carmine, tant'è vero che, la faccio breve perché ci vorrebbe anche qua una giornata per raccontarlo, tant'è vero che a un certo punto, dopo una serie di fenomeni che erano durati per settimane, il 16 novembre non decidono di portare questa statua in processione perché la mattina abbiano nascosto di assestamento, finché la sera, all'imbocco del corso Garibaldi, mentre tutte queste persone erano tutte in processione per questa statua, che ringraziavano e veneravano, no, per questi segni, questa rotazione degli occhi e le lacrime e così via, avviene questa fortissima scossa di terremoto e praticamente tutti vanno dietro, no, alla valetta della Vergine e gridano subito al miracolo, perché la maggior parte della popolazione, era una cosa attestata tra l'altro, poi al di là della credenza religiosa o meno, la maggior parte della popolazione in quell'occasione era fuori dalle case, era dietro la processione. Palmi, in quell'evento che fu il centro più colpito perché il terremoto avvenne all'epicentro fu all'arco di Palmi, ebbe solo 8 morti su una popolazione di 13.000 anime. La cosa impressionante è che i nostri antenati arrivarono qui in questa piazza, in piazza Primo Maggio, che si chiama piazza Vittorio Emanuele, si radunano lì e deciso di portare fuori tutte le statue dalle chiese di Palmi e dormirono la notte in piazza. A Genova, a novembre, circondati da queste statue. Noi abbiamo le testimonianze dell'epoca, ci sono anche qui nel libro, poi, perché c'è un'ampia premessa che ci racconta tutto questo aspetto, e queste persone appunto pregando con delle messe fino al mattino, dormirono per 3 giorni in piazza, dalla paura di un evento simile. E ci sono delle foto bellissime, cioè, tutte queste statue, soprattutto quella di San Rocco, quella del Carmine, con queste persone che pregano. Quindi un aspetto religioso che ha anche influito sulla psiche e sulla mentalità. Immaginate voi queste persone che da lì a qualche anno, già nel 1905, avvertono il terremoto che avviene a Cagliari Pugonese, rimangono terrorizzate, scosse, tant'è vero che anche qui le testimonianze ci forniscono l'idea. A Palmi, nel 1905, quando l'8 settembre avviene il terremoto a Cagliari, che fu là l'anticipatore, il triste anticipatore, nel 1908, si manifestarono fenomeni di psicosi collettiva. La gente scappava dalle case, eppure Palmi non aveva avuto in quell'occasione danni rilevanti, no? Crollò solo il muro del carcere, che era qui tra l'altro, vicino a noi, crollò solo il muro del carcere, c'è una fuga di detenuti, però queste persone non volevano entrare in casa, perché avevano terrore e paura che sarebbe successo quello che era successo 15 anni prima, no? Il terremoto del 1908, da lì in poi, avverrà da pochi anni, ovviamente causò una paura, una misurazione del tempo. Tuttora, non so se qui ci fate caso, quando noi misuriamo il tempo e raccontiamo della storia di Palmi, facciamo prima il terremoto e dopo il terremoto. Cioè quell'evento per noi
è diventato un misuratore, uno spaccato per misurare addirittura la nostra storia. Ed è una cosa che, se ci fate caso, riguarda, accomuna solo le zone terremotate. Ma tra l'altro noi siamo caratterizzati da questo senso di appartenenza alla comunità, probabilmente per questo motivo. Cioè rispetto anche a quello ad altri paesi della piana, no? Sì. Penso che questo attaccamento alla del palmese a palmi forse sia dovuto proprio a questo senso che ci è stato trasmesso o geneticamente, allora, o comunque palmi, tra l'altro ci sono delle statistiche, palmi è uno dei paesi dove si fa più ricerca storica. Se ci fate caso, nel resto del territorio c'è una ricerca storica, ci sono registri, però a palmi si fa in maniera più assidua, perché si ha sempre quella sensazione che si sia perso qualcosa. Infatti non è proprio così. Sì, cioè noi non abbiamo la nostra città, una città che è stata novecentesca, no? È stata ricostruita negli anni 10, poi col ventennio, negli anni 60, ma non ha niente di barocco. Ha perso tutto quello che era stato ricostruito a sua volta dal terremoto del 1700. Poi un fatto importante, chiudiamo magari questo aspetto, è quello della modifica genetica. Infatti la parola che anche geneticamente. Allora, ci sono degli studi effettuati sulla popolazione dello stretto, soprattutto nell'area di Messina comunque. Ovvero che il terremoto del 1908 ha cambiato anche i nostri geni, perché per via di un gas sprigionato dalla terra, che è il radon, alcuni abitanti dell'area del Messinese hanno sviluppato una resistenza maggiore ai tumori per quanto riguarda le vie respiratorie. Ed è una cosa, proprio una ricerca scientifica, ed è stato dimostrato che questa situazione a livello di geni si è verificata dopo quell'evento, perché l'evento ha cambiato radicalmente non solo i geni, ma anche i vari concezioni. Anche noi storia siamo sempre più precari, siamo sempre abituati, come se fate caso, voi chi abita in quest'area non ragiona mai come qualcosa di faccio questo perché sarà definitivo, no, ragioniamo sempre come se dovesse succedere da qui a, non lo so, a breve qualcosa, un evento che potrebbe funzionare. Poi di questo magari se qualcuno vuole intervenire chiediamo conferma, no, così ci confrontiamo su questa cosa, però penso sia, ci accomuni tutti questa cosa, nel senso del non finito, sia il senso di appartenenza sia il senso del non finito. E come dicevi tu, anche questo fatto che la comunità di Palmi ha posto anche architettonico tutto quello che avevano, è una cosa che poi ci porta adesso a ragionare sulla ricostruzione come è avvenuta, e però anche a livello di prevenzione, che la prevenzione potrebbe essere anche fare le ricostruzioni architettoniche, cioè io non sono tecnico, però penso che logicamente debbano essere utilizzati dei metodi, soprattutto in territori come il nostro, che vadano a evitare un ripetere, perché purtroppo il nostro territorio è soggetto a tutto questo, quindi penso che sia determinante anche pensare sia nell'ottica della ricostruzione ma della prevenzione. Sì, perché allora il libro, che poi insomma lo leggerà tutto integralmente, fa un'analisi, fa una considerazione. Perché è successo quello che è successo? Cioè, alla fine si sa, l'uomo è abituato ai terremoti, no? In ogni parte del globo, in diversi paesi in cui per esempio si è soggetti a scosse sismiche, per esempio la parte del Giappone, si è sviluppata una cultura di prevenzione. I giapponesi sono abilissimi in queste cose, non è vero che il terremoto che è successo recentemente, avete visto le immagini, insomma, però gli edifici non esistono. Allora, il problema non è il terremoto, perché la terra è attiva, no? Quindi c'è questa dinamica di movimento da secoli, da sempre. Il problema sono le case. Infatti, come dice il geologo Mario Tozzi, lo conoscete un po' tutti perché ha fatto un'edizione, diverse trasmissioni nel corso del tempo, è la casa che ti crolla e ti uccide, è il terremoto. E anche in questo caso non è stato il terremoto del 1908 la terra a causa di morti, ma sono state le abitazioni, sono state le case. Perché questo? Perché dobbiamo fare una premessa. Il terremoto che abbiamo citato prima, nel 1733, era stato un evento drammatico per il territorio, però aveva dato una grande lezione, aveva portato a uno sviluppo, il primo sviluppo urbanistico d'Europa, venne in Calabria, perché da allora in poi si era deciso di
demolire le macerie. Ok, Vanni è crollata, Seminare è crollata, Reggio è crollata, Messina è crollata, però ricostruiamo in una maniera intelligente. Quindi cosa avevano fatto ai tempi gli antenati e gli allora governanti, che in quel caso erano i borboni? Avevano deciso di sviluppare, di edificare le città. Quindi a tavolino avevano la possibilità di ricostruire una città e poi ovviamente di abitarla. Ed è venuto a Palmi, perché come vi ho detto prima, la pianta di Palmi nel centro storico è frutto di un progetto che aveva dei caratteri addirittura urbanistici. Quindi doveva essere sviluppata con strade larghe, con una determinata ampiezza, su 8 metri, con piazze. Piazza Primo Maggio non è che a noi palmesi ci è piaciuto fare la piazza gigantesca per accogliere, no, quella piazza è frutto proprio di questo, è frutto perché si sapeva che in caso di necessità quel luogo doveva essere un luogo dove potessi recuperare. In realtà, se tu ci pensi, è proprio così. Esatto, perché poi quello di fatto anche oggi ordinario non lo usiamo come punto di ritrovo. Loro avevano calcolato tutto, considerate che Palma aveva addirittura una via, che questa qua l'abbiamo detto prima, il Corso Carolino, che era basata sull'asse religioso, perché c'era il Duomo qua, quindi finiva automaticamente questo aspetto, e poi il futuro Corso Garibaldi, che oggi è la via principale, che invece doveva essere la via dei servizi, perché ci doveva essere il tribunale, cioè poi in realtà divenne via tribunali, che oggi è via Roma. Stessa cosa avvenne a Seminara. A Seminara addirittura venne abbandonato completamente l'abitato, il vecchio abitato che era collassato tra l'altro, e venne edificata con questo carattere. Quindi poi in Seminara hanno questa unione, ma anche Reggio, Mileto, Filadelfia, vennero costruite in questo modo. Però i Borbone erano stati saggi anche in questo caso. Avevano legge imposto che nelle aree terremotate, parliamo del 1783, quindi parliamo di più di 300 anni fa, avevano decretato che le case non superassero i 2 piani. Per legge le case non dovevano superare i 2 piani. Le strade dovevano essere larghe, le finestre dovevano essere in un determinato modo. E dovevano avere una struttura antisismica, che era un sistema innovativo, si chiama casa baraccata. Cioè dovevano avere un'anima in legno, in piedi superiori, a croce. In questo modo, con dei ciottoli in maniera particolare, che aveva la capacità, questo sistema, di oscillare. Quindi quando all'arrivo della scossa, nonostante comunque le tecniche dell'epoca, queste case potevano scompassarsi ma non crollare, oppure resistere. Poi cosa è successo? Perché tutti dicono, ma perché non è stato applicato? È successo che l'abusivismo edilizio l'ha fatta la padrona anche ai tempi, dopo l'unificazione, venendo meno quelle normative, essendoci una nuova situazione socio, diciamo, politica, eccetera, si è iniziato a sopraelevare, quindi a non finire queste case da 2 piani, quindi 3, 4, 5 piani, così via, materiali sempre più scadenti, quindi non si prendevano questi mattoni che vedete qua, che se li potevano permettere in pochi, come in questo caso, ma la fiume, ciottoli, malta legata malissimo, quindi erano delle strutture che erano non solo alte ma anche deboli. E ovviamente con il terremoto del 1908 queste case crollarono, anche le case migliori, anche le strutture migliori come era il Duomo, non solo qua a Palmi, che in realtà poi non è più da Messina, questa è una parte. Prendiamo quindi, prendiamo come esempio magari il Duomo di Messina che crollò completamente, avevano avuto danni ingenti, quindi si vedeva che le costruzioni erano scarse, cioè erano materiali poveri, quindi furono quelli i danni maggiori. Noi abbiamo fotografie di vie completamente sommerse dalle macerie, cioè dove neanche un muro rimase in piedi. In questo caso, allora, noi non siamo architetti, però ovviamente questo palazzo, pensate voi, è stato costruito intorno alla metà, alla fine, all'inizio dell'Ottocento, quindi dopo il terremoto del 1793, ed era a 3 piani. Oggi 1897, ok, abbiamo la data precisa, ed era a 3 piani all'origine. Dopo il terremoto del 1908 è stato ridotto ulteriormente, però ha resistito, questo è uno dei pochissimi palazzi a Palmi che ha resistito a quell'evento. Noi siamo lieti, insomma, di sentire un po' di più genere qui. Però ci dovremmo fare un po' di domande. La domanda qual è? Com'è la situazione oggi?
Allora, prevediamo, riusciamo, esatto. Cosa possiamo fare singolarmente per poter prevedere le statistiche, le statistiche dicono che nessuno edificio è bello, cioè, sì, pochissimi, sì, lo circa, se non erro, l'80%, sì, l'80% dell'area dello stretto, degli edifici costruiti nel stretto non è andata, perché tra l'altro quel fenomeno abusivismo che inizialmente abbiamo vissuto prima del terremoto di 18 si è ripetuto. Se fate caso, poi do la parola a Marco. Panni poi è stata ricostruita, no? È stata ricostruita con questo stile Liberty, versione del ministro, versione del posto. La maggior parte delle case del centro storico è a due piani, perché era stato imposto, se poi fanno i palazzi di Panni sul corso, non dico su Verona, ma sul corso Garibaldi, ha questi due piani canonici, delle ampie logge e così via. La fine del corso Garibaldi, però, a un certo punto c'è questo squilibrio, sì, perché negli anni, tra gli anni 50 e 60 si è costruito, no, si è condonato tutto, quindi si è costruito palazzi di 6-7 piani. Io sfido chiunque che quei palazzi alla fine del corso siano antisismici, così come sfido chiunque a decretare antisismico l'attuale tribunale penale con dietro, o la scuola Milone, o un altro edificio pubblico di Palmi, qualsiasi, perché nessuno di questi è stato poi costruito a norma. Sapete quali sono antisismici? Che forse hanno il municipio, perché è stato rifatto subito dopo, quindi con dei criteri particolari, la scuola Armando Zagari e la Vezzelli, perché sono stati ricostruiti con un simile carattere di strutture antisismiche, non lo sono propriamente, però potrebbero probabilmente resistere. Ma io credo che gli edifici dal 60 e poi sono diversi. E qui do la parola a Marco, perché il nostro incontro è avvenuto grazie a casa sua, e ora me lo dice lui perché. Beh, noi dobbiamo fare una premessa. Sapete che negli scorsi giorni si è verificato in Giappone un terremoto terrificante, cioè un evento sismico di quella portata qui significherebbe che perlomeno il 90% del patrimonio edilizio sarebbe completamente distrutto, e quel 10% che rimarrebbe in piedi molto probabilmente subirebbe dei danni notevoli. Sentivo un servizio giornalistico che faceva poi un paragone fra la morfologia di quel territorio, perché poi i terremoti sono determinati generalmente dalle placche tettoniche, no? Che si spostano nei vari continenti, che creano delle faglie e si scontrano fra di loro. E quello che è accaduto in Giappone nei giorni scorsi è esattamente quello che accade proprio nelle nostre zone, nel punto di contatto fra la placca tettonica europea e quella africana. Di conseguenza, se noi ci rifacciamo proprio eventi storici, anche quelli più recenti, che stiamo parlando adesso, no? Il terremoto del 1700, eccetera, piuttosto che questo del 1908, la storia ci insegna che questi eventi prima o poi qui si determineranno. Di conseguenza, tutto quello che è accaduto con l'abuso edilizio che c'è stato, di cui ho parlato poco fa, non giova a quanto questo evento, speriamo il più tardi possibile, speriamo mai, ma non ci possiamo affidare alla speranza, ma ci dovremmo affidare a quelle che sono alle osservazioni scientifiche e a tutto quello che noi è il nostro potere per poter prevenire il più possibile i danni che possono essere determinati da una roba del genere. Io a livello personale, prima parlare di psicosi, io molto probabilmente, io ho una gran paura del terremoto, molto probabilmente io sono rimasto traumatizzato a 6 anni, non ho vissuto il terremoto direttamente, quello, io il terremoto l'ho preso però in anni molto più recenti, perché io ho preso il terremoto dell'Emilia, in modo indiretto peraltro, perché quella mattina mi trovavo a Milano, cioè la prima scossa è arrivata alle 8:30, non me ne sono accorto, che stavo sotto la doccia, perché altrimenti quel modo io sarei uscito in mezzo alla strada. E qui ti voglio dire che i milanesi,
il milanese di Porta Vittoria, perché stavo lì, si sono risparmiati uno spettacolo che si sarebbe potuto creare il panico se io fossi uscito in quelle condizioni. Però poi dopo la scossa che è venuta a metà mattinata, che è stata quella forte, io stavo al terzo piano di un palazzo in muratura, perché stavo in una riunione alla Camera del Lavoro, proprio a Milano. Lì c'è stato il panico. C'è stato il panico perché tu incominci a vedere queste cose che ondeggiano, il terremoto che arrivava praticamente ad ondate, e tu che stavi lì e dici, boh, alla prossima crolla. Voglio dire, se non ci è venuta alle persone che eravamo lì una crisi di nervi, è stato soltanto perché uno dei colleghi intorno al tavolo, ad un certo punto, forse proprio ed isteria, si è messo a scherzare e a dire delle cose scene. Cioè, non so, ha avuto una reazione, no? Tu ti aspetti in un momento del genere una cosa di panico, e questo che invece si mette a scherzare. E forse questa sarà stata la ragione del perché non ci siamo ficcati tutti quanti sotto il tavolo. Poi per fortuna è passato, però probabilmente la paura è stata. Il mio trauma infantile probabilmente dovuto al fatto che sono andato in Svizzera, i primi 7 anni li ho passati lì. E in Svizzera, lì correva l'anno 1976, che se non ricordo male è l'anno del devastante terremoto del Friuli, e io mi ricordo benissimo da allora, vedete, all'epoca la televisione in Svizzera, la Svizzera tedesca, cioè, non è che si prendeva il segnale della RAI, no, si prendeva i canali svizzeri, peraltro tedesco, chi capiva. Però la televisione svizzera produceva, mandava in onda una volta a settimana una trasmissione in lingua italiana, che era un'ora per voi, si intitolava in questo modo, che era una trasmissione proprio dedicata agli immigrati in Svizzera. Naturalmente questa trasmissione fu dominata completamente, solo dai racconti, ma anche delle immagini del devastante terremoto del Friuli dell'epoca. Io mi ricordo che stavo davanti alla televisione con mia mamma e piangeva. Quindi era come se io l'avessi vissuto proprio in presa diretta, no? Perché ogni settimana questa trasmissione, che era una trasmissione solo di un'ora, per settimana, però in quel periodo era interamente dedicata a questo. Vabbè, tutte queste riflessioni mi hanno indotto 8 anni fa, in realtà facciamo un passo indietro e andiamo a 18 anni fa, quando mi sono posto la domanda, non la domanda, quando ho preso la decisione, costruisco casa, non la compro, la voglio costruire, allora lì abbiamo avuto 10 anni di tempo per prendere delle decisioni, i soldi ce ne stavano pochi, no? Quindi abbiamo dovuto aspettare di accumulare un po' di capitale per fare questa operazione, quindi abbiamo avuto il tempo di pensare. E allora ci è venuto in mente di cominciare a fare un'operazione, la prima, di rottamazione edilizia, perché abbiamo detto, in un'Italia che possiede la bellezza di 120 milioni di vani, vani significa le stanze utili, quindi al netto di tutti i corridoi, i ballatoi, i balconi, 120 milioni di vani per meno di 60 milioni di persone. C'è un patrimonio immobiliare enorme, devastante, perché come se ognuno di noi possedesse, non lo so, una famiglia di 4 persone, una casa di 8 stanze. Una casa di 8 stanze vuol dire che è una roba piuttosto importante, ce l'hanno. Allora, la prima domanda che ci siamo posti è: facciamo l'operazione di rottamazione edilizia. Troviamo una casa di quelle mezze diroccate, di nessun valore storico o culturale, quelle di pietra e terra, la buttiamo giù e costruiamo la casa. 2 anni di ricerca, abbiamo trovato il posto giusto che ci piaceva. Vabbè, c'era il rudere, perché... Poi però, altra domanda. Che tecnica costruttiva utilizziamo? Perché al giorno d'oggi bisogna conciliare non soltanto l'esigenza di prevenire il terremoto, cioè tu ti costruisci la casa, la devi fare la più solida possibile, soprattutto in Calabria, che sai che è una zona dove l'evento tellurico importante può avvenire in qualsiasi momento, ok? Però c'è anche un'altra esigenza da conciliare, che è l'esigenza ambientale.
Allora tu puoi fare una casa, magari solo di un piano, la puoi fare di vetro e acciaio, è sicuro che non ti crolla sulla testa, però non è sufficientemente ecologica, perché il vetro, la lavorazione del vetro, la lavorazione dell'acciaio altamente inquinanti, perché sono altamente, sono delle produzioni altamente energivore. Allora, ponendosi questo problema, ritenendo il cemento armato inadeguato, con l'aggravante che il ciclo del cemento in Calabria, e anche del ferro col quale si fa il cemento armato, è quasi tutto appannaggio della criminalità organizzata, allora abbiamo deciso, sai che c'è? La casa la facciamo di legno, e non la prendiamo in Calabria, perché non ci sono le esperienze e gli artigiani capaci di fare come la vogliamo noi. L'abbiamo comprata a Bolzano, dove invece da un'azienda che costruisce case di legno da 80 anni, è giusto per la serie, fin dove si può spingere in altezza una casa. Cioè, le case di legno oggi si sono spinte fino al 14° piano, e che possono resistere fino ad un sisma 7.0, scala Richter, che un 7.0 al giorno d'oggi in Calabria significa che il 100, non dico il 100%, ma un buon 90% dei fabbricanti esistenti o subisce dei danni gravissimi o addirittura viene giù. Ed è questo che ci ha spinto a costruire una casa di legno, e trovate in questo libro anche una sintesi di questa esperienza. Allora, l'ultima cosa è, poi viene spontanea una domanda: è possibile convertire le tecniche costruttive classiche, no? Quelle che noi conosciamo adesso, che è cemento e ferro e un po' di mattoni, attraverso delle tecniche costruttive differenti, come per esempio il legno? La risposta è sì. La risposta è sì, perché al giorno d'oggi noi abbiamo una casa di 160 metri quadri, quindi è una cosa abbastanza ariosa, c'è spazio. Allora, se noi consideriamo solo la ricrescita del patrimonio boschivo del solo arco alpino, quindi escludendo tutto il patrimonio boschivo della dorsale appenninica che arriva fino in Sicilia, più il patrimonio boschivo sardo, quindi solo con la ricrescita annuale del patrimonio boschivo dell'arco alpino, si potrebbero costruire ogni anno 100.000 case come quella che ho costruito. Allora il legno non solo diventa una scelta sensata dal punto di vista del rischio sismico, ma diventa anche una scelta ecocompatibile, poiché tu non utilizzi, non è una tecnica costruttiva energivora come la lavorazione del ferro, del cemento e del vetro, ma anche ecosostenibile, perché naturalmente non disboschi tutta una zona, un patrimonio boschivo nazionale per riconvertire, e in più si dà anche uno scacco matto alla criminalità organizzata, fino a quando naturalmente in un processo di conversione non ci si metterebbero poi dopo gli occhi di sopra. Ecco, questa è un po' la mia esperienza personale, che forse è stata anche un po' la spinta per pubblicare questo libro, che io naturalmente facendo il mio mestiere da editore adesso vi dico: non privatevi di portare a casa, perché qui abbiamo le copie, di conseguenza lo potete acquistare chi desidererà, se si può prendere una copia direttamente qui, e magari approfittare pure per chiedere la dedica direttamente dell'autore. Anche perché è vero che adesso potrebbero chiederci le curiosità, però poi bisogna andarle a leggere qui dentro. Sicuro, certo, ci mancherebbe. Io anzi dopo arriverei pure un minimo di sì, sì, io sarei curiosa, insomma, di sapere se qualche spunto di riflessione l'abbiamo suscitato, perché l'obiettivo poi è quello, no? Di suscitare un po' quella curiosità, quindi non è un'interrogazione, se sembriamo una commissione d'esami, in realtà, ma se no, così questa volta salutino ragazzi, così siamo qui. Posso introdurre un altro elemento di curiosità, giusto per capire che significa, perché poi in casa, cioè, è facile parlare di casa di legno, però anche lì bisogna scegliere, no? Che ci sono diverse caratteristiche costruttive. Per esempio in Canada, negli Stati Uniti, si costruiscono molte case di legno,
però quelli sono con una caratteristica, generalmente sono con una caratteristica costruttiva cosiddetta telaio, cioè nel senso c'è solo l'intarsiatura di legno, poi ci sono dei pannelli, poi utilizzano molto cartongesso, non approfittano proprio del fascino del legno, e sono delle case anche con dei punti di debolezza, proprio quando arriva il vento forte, voglio dire. Esatto, i risvolti. Ci sono invece caratteristiche costruttive come X, Lam oppure Blockhouse, dove tutte le pareti della casa di legno sono portanti, cioè sono almeno sono 8-10 cm di legno pieno, quindi un po', come posso dire, sono tante piccole scatole collegate una all'altra, e in più sopra, che è la cosa più importante, c'è tutto un intreccio di travi, in modo che se arriva un'onda sismica potente, magari la casa te la scassa tutta e la devi solo demolire e ricostruire, però perlomeno questi intrecci di travi lunghi e contrapposti fanno in modo che non implode e non ti cade sulla testa. Ecco, questa è la cosa più importante per salvare la vita umana. Poi ci dovremmo sempre andare ai cittadini e pretendere moltissimo che in tutti i comuni si faccia la prevenzione, perché io non oso immaginare, se penso per esempio al mio comune di residenza, che adesso per non fare polemiche con il sindaco, con quale non vado molto, quindi non vi dico dove abito, giusto per non alimentare questa polemica, cioè nella stragrande non lo vogliamo sapere comunque nella stragrande maggioranza dei nostri comuni, soprattutto i comuni piccoli, non esistono né aggiornato un piano d'emergenza, cioè succede una cosa, non si sa chi fa che cosa, non si prevede le aree, per esempio i punti di raccolta, grazie ad una legge regionale che c'è ma non è stata applicata, ci cioè, dice nel comune dove vivo io il punto di raccolta sarebbe il campo sportivo, ma se nel campo sportivo tu c'hai l'erba alta così, ti serve? Niente. Poi cosa fai? Cosa ne fai di un'area di raccolta dove c'è soltanto il campo sportivo, succede il sisma e tu non hai previsto che lì magari devono stazionare delle persone per giorni, e voglio dire, io sono abituato a mangiare per molto al giorno. Cioè, come la gestione di tutte le emergenze dei nostri comuni. Ma se succede una cosa, io posso decidere di mangiare un giorno sì, un giorno no, ma prima o poi devo mangiare. Certo, no, ma questo è un problema che non riguarda solo le emergenze di evacuazione, riguarda proprio alcuni aspetti gestionali in gestione delle emergenze, perché molti, non mancheranno un po' dei comuni italiani, perché forse c'è qualche. Preparati. Sono tutti impreparati a gestire qualunque quasi entrerebbe poi nell'ottica della programmazione nel lungo periodo, porta molto lontano, quindi se proprio vogliamo un po' tirare le fila, noi potremmo anche come cittadini prevenire, però sicuramente ci dovrebbe essere una progettazione di gestione delle emergenze della comunità da parte di tutte le amministrazioni, che a volte anche però bisogna dirlo, per mancanza di fondi hanno difficoltà a gestire una serie di situazioni. Cioè, dobbiamo anche un po' pesare i due aspetti, quindi sicuramente noi da cittadini dobbiamo fare la nostra parte, questo è poco ma sicuro, anche proprio nel rispetto per quanto possibile di tutto quello che è il contesto ambientale, perché oggi ci troviamo in alcune situazioni in cui i fenomeni naturali sono acuti, perché è colpa anche nostra. Ma è normale, è quello che ho detto prima, questa fase dell'abusivismo, dei condoni improbabili. Dall'altro sui sistemi di prevenzione abbiamo fatto in tempo a inserirlo nel libro, perché è successo una settimana, mentre io stavo scrivendo insomma l'ultima parte, proprio lamentandomi del fatto che non ci siano sistemi, no, di protezione, di controllo, di cose eccetera, perché molti non lo prendono in settanto. Allora, quella settimana si è verificata la prova, la famosa prova sullo stretto, che ha testato sistema insomma di arrivo tramite messaggio delle informazioni, siamo stati scelti a livello nazionale come campioni per suonava tutto questo, questa cosa, avete avuto questi avvisi ripetuti, ecco, non è una cosa da poco, io ho sentito molti sì però l'avviso, in realtà quella è un passo fatto molto in ritardo, perché siamo ormai
eravamo l'anno scorso, nel 2023, di prevenzione antisismica, perché in caso di emergenza, che purtroppo speriamo più lontano possibile da questa generazione da noi, ci sarà un evento del genere nello stretto, perché è proprio questa caratteristica di questo tipo siamo fatti di sismi, di territorio. Quella prova è servita per capire quanto c'era in preparazione dietro, perché ovviamente ha dato degli aspetti sia positivi ma sia negativi, quindi difficile partire, quindi va bene, ovviamente anche per questo piccolo, Marco è stato presente con la sua intenzione, i comuni, anche il nostro, si stanno adeguando per quanto riguarda gli edifici pubblici, con molto ritardo, ma anche i privati devono farlo, ma anche dall'altro devono esserci questi piani per disposizione dell'emergenza. Quindi, raccolta, avremo vivere, avremo soccorsi. E anche una visione verso il futuro. Ma quello, cioè, è il problema che ti dicevo io, no? Cioè, sì, ci deve essere proprio una programmazione strategica di medio lungo periodo, perché ovviamente sì, perché poi l'ente locale si trova nel contesto provinciale, regionale. C'è una questione dello Stato. Io mi sono sempre chiesto che con questa sovrabbondanza, e poi c'è anche un paradosso, no? C'è una sovrabbondanza di unità abitative e poi in alcune zone del paese c'è l'emergenza abitativa. Però quando un discorso sulla gestione delle però che senso ha continuare a concedere aree dove si può costruire quando invece c'è tutto quanto il patrimonio edilizio che può essere riqualificato, se no sai che cosa intende? Sì, poi là c'è un'altra variabile e poi penso che potremmo andare alle conclusioni, cioè, perché sì, è semplicemente un inciso, là poi c'è tutta la questione dell'edilizia pubblica e l'edilizia pubblica ha una serie di problemi nei contesti comunali moderni, quindi spesso quello che dici tu è vero, io ho una serie di unità che potrei gestire in un determinato modo e sopperire all'emergenza, ma ha dietro una serie di problemi, di conflitti, di possesso, di proprietà, proprio burocratico, amministrative, che non ti consentono di farlo agevolmente. E quindi là si apre un mondo, quindi è vero che siamo sovrabbondanti di case, ma abbiamo difficoltà a gestirle poi. Bisogna migliorare questi aspetti. Migliorare. Se si vuole guardare al futuro, sicuramente la base, e questa è il messaggio. No, quindi fa la ricerca storica, ti racconta cos'è il terremoto, quello che però succede. Però si uscì da un poco delle riflessioni sulla è qui che abbiamo cercato di dare anche qualcosa, no? Ho cercato di cercare di dare un messaggio di positività. No? Bisogna saper gestire quello che la natura provoca. E si deve partire sicuramente da questo. Quindi anche dall'altro, siccome evitare in meno si. Terremoto distruttivo ogni 5-6 anni, no? L'ultimo è stato, speriamo sia l'ultimo, quello di Amatrice, prima c'era stata L'Aquila e così via. Pensate, un dato indicativo, forse che poi arriviamo alla conclusione, la prima volta in Italia si è costituito il nucleo di protezione civile, no? Per come la conosciamo oggi, è stato nel 1980, dopo il terremoto dell'Irpinia, che fu un evento del Novecento paragonabile a quello del 1908. Solo lì, esatto. Poi la sempre scontata, no? Avete visto il modello anche dell'Aquila in poi, di soccorso. Sì. Però prima nell'80 non c'era niente. Tant'è vero che quando nel 68 si verificò il terremoto nel Belgio, nel Belgio, per quello fu un errore della stampa con questo nome, fu anche lì distruttivo perché anche in quel caso i soccorsi arrivano tardi. Quindi si deve partire da lì, dalla prevenzione. Emergenza, ma soprattutto anche dalla nostra buona coscienza, quando andate a comprare un immobile, altri chiedono un condono, un immobile, ricordatevi ovviamente che dovete pensare anche al vostro futuro. Beh, non so se c'è qualcuno, qualche intervento, siete timidi. Siete timidi, no, ragazzi. Infatti, siamo no, ma va bene così. Io mi sento portare solo una testimonianza. Intanto mia nonna, 1898, aveva 10 anni, rimane sotto le macerie, dove era lo stava, e rimane ferita e nuda. E ricordo,
accordo che ce l'aveva a volte con un'altra sua ragazza, perché lei implorava questa qui di portare i vestiti perché era nuda e questa qui non gliela portava e quindi l'ha odiata a vita. Questo è un aneddoto un po' personale. Due, l'urbanistica e l'assetto giù. Chiaramente le case belle, se non potevano permettere dei podi, queste due cose, non è di capire, è un parente, esatto. Che è stato sindaco di Gioia Tauro e veniva qui a farsi la casa bella perché lì non si poteva vivere, c'era malaria, c'era sì. E quindi questa casa l'ha fatta perché lui era tanto rotondista e se la poteva permettere così. Tra l'altro questa casa io ho trovato una foto 20 anni fa di come era veramente, cioè era un altro. Infatti, un piano come lo era quello di Mazzullo, sì. Come lo erano tante altre, quindi poi sono state passate come era quella di Suriano, sì. Che poi è mio cognato, come erano tante altre, quindi sono state passate. Ma chi poteva fare queste case? Chi era veramente ricco? E questa storia è veramente ricco, si è protratta anche dopo, quando per esempio durante il fascismo c'era chi. Noi abbiamo la presenza qui anche urbanisticamente di una grande firma. Noi non, le cose non le scriviamo fuori nei palazzi, come fanno in molti comuni del circondario, questa è la casa di, questa è la casa di secolo. No, queste cose noi ci consideriamo palmi turistici, ma di fatti ci consideriamo sempre tra di noi. Cioè noi non vogliamo spiegare gli altri, noi questa cosa non ce l'abbiamo. Quando non capiamo questa cosa, che potrebbe arrivare qualcuno da fuori e vuole capire. Noi saremmo sempre un paese che non è. Voi andate a Gioiosa Ionica, no al mare, superiore, e voi trovate che ogni 20 metri c'è un cartello, casa famiglia X, anno, tutto, turisti. Non c'è bisogno andare in Umbria, non c'è bisogno andare qui, sulla Ionica. Questo modello di spiegare a chi passa, noi ancora a Parma non ce l'abbiamo. E ve lo dimostra il fatto che noi abbiamo avuto una grande firma dell'architettura in questa città, che si sono potuti permettere alcuni, e che era il grande architetto Marcello Piacentini, l'architetto del regime veniva da lì. In questa città ha lavorato, ma voi ci passate tutti i giorni davanti alla sua, diciamo, opera, ma nessuno lo sa. Allora, lui ha lavorato per l'ex Banco Popolare, Monte Paschi, oggi con la facciata di Marcello Piacentini. Io mi sono prefissato, vado dal direttore della banca e gli dico se per cortesia con 100 euro, visto che è una banca, lo scrive fuori per i passanti questo patto costruito da nell'anno X. E poi abbiamo l'altra, che è quella degli ambesi più avanti. Quella è sempre Marcello Piacentini. Ed è storia di questa città, urbanistica. Chiuso questo passaggio, quindi le case belle e forti e possenti potevano fare alcuni. Mi ricordo che fino agli anni 80 i funerali a Parma si facevano sul corso del mare, c'era la sfilata, le corone, la macchina, la gente dietro e i negozi che chiudevano messe davanti in servizio. Ma in quel periodo, quando dalla via Roma si guardava nel corso, Traversa si vedeva che c'era il funerale, per dire la mentalità che poi ci porta dietro anche le altre modi di fare. C'era questa dice cioè un funerale che è morto, e allora qualcuno rispondeva morto un guardiano, non è un grande guardiano, questo accadeva nella mentalità del popolo, per dire che in certe case potevano alcune accetti sociali. Ecco perché poi le case erano quelle che erano. Ma vi dico di più, quando si è fatta il borgo, è diventato costruito, il papà di Vittorio Casa, l'ingegnere, eccetera, eccetera, queste case non è che non erano per il borgo. Io ho parlato con persone che sono decedute, che ricordano che passava semplicemente un vigile urbano, non centinaia di uomini delle forze dell'ordine, un vigile urbano. Avete pagato la quota di questo mese? Se era sì, complimenti.
se erano, entravano dentro e buttavano tutti fuori. Non con le procedure di oggi, buttavano tutti fuori quelle poche cose che avevano e buttavano fuori. Quindi case popolari sì, dopo il terremoto, ma da pagare, cioè, con poche lire di cui disponevano, cioè, erano cose che... Chiuso questo, chi è il calabrese? C'è un detto del regno, per quello dice la frase. Calabrisi sul conosciuto da tutto il regno per amore, gelosia e sdegno. Direi che il carattere nostro, che come almeno come veniva detto fuori, sì. Però veniva detto in dialetto, vuol dire che anche noi ci stava poco, ci credevamo a questa cosa. Certo. Quindi questa tristezza, questo non credere nel futuro, non ha solo origine. Ma anche un'origine sociale dove un'oppressione verso i ceti popolienti esisteva ed era di secolo. Sì, abbiamo dal 500 in poi. Sì, la rivolta con Tommaso Campanella, Stilo, cose, ci ricorda, tutto ci porta verso un dominio, del dominio sul popolo del potere. Quindi alla fine il calabrese, la via di fuga, quando ha potuto via. Questo mi sento di dire, non voglio poi ancora allungare il discorso, però. No, ma va bene, perché il nostro obiettivo era quello di suscitare un po' anche un confronto su questa cosa, no? Quindi grazie. Allora c'è un applauso a Domenico. Grazie. Grazie a Iana, ovviamente, che magistralmente ha condotto anche questa presentazione. Sempre è solo un piacere e ovviamente per chi volesse acquistare, lo può fare. Grazie di nuovo. Sono venuto apposta.